Bene, direi di continuare la nostra vacanza in Dordogna. Siamo arrivati al capitolo 3 che si intitola Il mercato. Mi sono informata e il gioco ha 8 capitoli in totale, quindi io direi di farne un paio per puntata, così in 4 puntate dovremmo riuscire a finirlo. In autunno qui è un po' umido, ma d'estate rimane ombreggiato, ok? Quindi ogni volta cambiano le cose che dice. Ci abbiamo lavorato insieme, io e Nora. Si pare che ad ogni passaggio di capitolo, ogni ricordo cambi qualcosa. Naturalmente chiusa. È possibile che la gatta abbia la chiave? E pare di sì. Mi domando quanto costerebbe sistemarlo. E sì, anche perché per trovare un po' le frasi, gli sticker, mi sa che bisogna. Dove va il gatto? Devo usare l'astuzia, la gatta conosce questo posto meglio di me. Ok, per trovare i vari, dicevo, i vari sticker, le frasi, bisogna guardarsi un po' attorno. Mi domando se bisogna entrare anche in casa, per esempio. Quest'albero sembrava bravo a mantenere i segreti. Ok. Poi i ricordi lei li raccoglie solo nei ricordi da bambina, per cui qua no, giusto? Che gatto pasticcione! Muovi i cespugli. Eh sì. Come sarà diventato questo posto? Come una giardiniera professionista. Come no? Questo posto, ricordo questo posto. Che bello il gattino. Sono aumentati i gatti o sbaglio? Negli anni la nonna deve aver aggiunto dei gatti. Che bel posticino. Vedo una gattina affamata. Qua può proseguire, no? Tutte le volte ci provo. Figurati. Figurati se collabora. Se la spavento potrebbe sparire per giorni. Un po' di cibo potrebbe funzionare, sì. Sono certa che non ho qualcosa per te in cucina. Sì, li avevo visti i croccantini per i gatti in cucina. Questo sarà il solito papà? Incubo? No, il fidanzato forse. Dom, non esagerare. Come ha detto la psicologa, non puoi salvare tutti, piccola Hobbit. Non l'ha mai detto. Smettila di chiamarmi Hobbit, orco. Vabbè, dai, meno. Anche lui è un po' apprensivo, però meno del padre. Ma qua, quindi io voglio capire una cosa. Ogni volta trovo cose nuove. Tipo qua. Probabilmente nella vita normale deve solo fare le cose che le sono state chieste e nel ricordo deve fare un po' di ricerca. Ok, troviamo qualcosa per attirare la mia amichetta. Questo era un calendario che lei non poteva prendere, vero? Oh sì. Sì, l'ha preso. Hai raccolto delle sardine? Ah, un calendario. Sardine, i gatti le amano. O è uno stereotipo?
sardine. Ma i miei gatti piace. Mi piace il tonno, ma glielo do poco perché non fa benissimo ai gatti. Gli do più spesso lo sgombro. Raccolto dei dolci. Croccantini in scatola mai aperti. Nora non li avrebbe mai usati. Infatti, è vero che non le faceva usare. Non è il posto giusto, ok. Devo cercare una ciotola, forse. Cari Nora e Edward, spero non vi dispiaccia che vi ho mandato questa lettera. Io ed Edward abbiamo studiato insieme per anni prima di allontanarci. Sono orgoglioso di ritenermi un amico della vostra famiglia. Come da vostra richiesta, ho incontrato Fabrice. Abbiamo parlato delle sue ambizioni militari. Mi ha sorpreso tanto quanto si è cambiato nel corso degli anni. Quel ragazzino silenzioso di un tempo era diventato un giovane molto complesso. Il suo curriculum accademico e i suoi traguardi sono validi, ma ho dei dubbi sul fatto che l'accademia militare a cui si è candidato sia il luogo adatto per lui in questo momento. Posso consigliare i Boy Scout o un luogo in cui possa concentrarsi su empatia e cameratismo? Statemi bene, spero di poter far visita al più presto alla vostra deliziosa casa in Dordogna, Mac. Ok. Quindi io ero un po' rigidone il papà. Però posso aprire. No, penso di no, perché non c'è niente illuminato. Di solito sbriluccicano le cose. Il mio primo monocolare a Parigi era più piccolo di questa dispensa. Quali li puoi prendere? Che cosa sono? Non capisco. Ce lo dirà? Dolci fatti in casa. Sì, però sono lì da un po', eh. Cibo per gatti fatti in casa. È proprio da Nora, ma ha un odore strano. Dovrei avere abbastanza stuzzichini. Sarà meglio tornare al laghetto. Torna dalla gatta. Ok. Da questa porta non si può uscire? No, eh? Porta finestra bloccata. Spero che abbia ancora fame. Sì, tranquilli, i gatti hanno sempre fame. Soprattutto se sono stuzzichini. Non la vedevo più. Ma ciao! Cosa ne diamo? Le sardine essiccate. Il cibo fatto in casa. No, i croccantini in scatola no. Perché secondo me la nonna Nora non glieli dava. Anche se sti gattacci, le cose confezionate gli piacciono un sacco. Io proverei con le sardine essiccate. Vediamo cosa dice. No, niente sardine per questa gatta, ok? Non le piacciono. Allora il cibo fatto in casa. Bello che glieli devi lanciare. Una gatta dei gusti sopraffini. Va bene. Ah, la devo far avvicinare a me, ok? Che carina. Da quanto non mangiava, poverina. È bellina questa cosa qua di dare i croccantini al gattino. Fa le fusa. E gli ha anche preso la chiave. Però dalle ancora da mangiare a sta poveretta, eh. Hai raccolto la chiave. Molto bene. Apri la porta della grotta. È ora di aprirla. Il capanno? Beh, più niente a questa povera amicina? No, niente. Va bene. Ti ha usata, gattina, ti ha usata solo per la chiave.
spero che la chiave vada bene. Mi sembra che abbia funzionato. Mi piace questa cosa di questi oggetti fatti di carta che però si muovono in 3D, sono carini. Cioè sono cose inutili, non è che è difficile, però carina, ti fanno immergere nel gioco. Sì, sono dentro. Molto bene. Lì vedo una lettera, è un grotto, però sì, effettivamente ha un po' della grotta, sembra una grotta, effettivamente. Sì, ok. Ok. Hughes. Ancora una volta, chi è Hughes? Ah, Edward, l'ha scritta Edward questa lettera. Hughes, ancora una volta vorrei scusarmi per ciò che è accaduto a tuo figlio. Di solito cerchiamo di non intrometterci nelle discussioni tra gli studenti, ma la situazione si è inasprita e abbiamo pensato fosse la cosa più giusta. Non credo che tuo figlio abbia rubato nulla, nonostante le voci. Sono stato io a dargli l'orologio. Gli altri genitori hanno sfruttato la situazione per criticare lui e la tua famiglia. Inoltre devo scusarmi per il comportamento di mia moglie. Di recente non era molto protettiva nei miei confronti, soprattutto a causa della mia salute. Sono certo che l'avrai sentito. Ne parlerò presto, fidati quando ti dico che crederà a me e a tuo figlio. Ti vogliamo tanto bene, anche se al momento potrai pensare al contrario. Ok. Quindi c'è un problema di questo ragazzo o figlio, però lui era, il nonno era già malato, per cui forse erano già più grandi di questo ragazzo che si è ritrovato con un orologio del nonno e qualcuno ha insinuato che l'avesse rubato. C'è un kayak, un attimo, mi viene in mente qualcosa. Muove il cursore, ruota. È rotto. Le due mani di chi sono? Ricordo la faccia della gattina, bella paffutina anche se non mangia, sardine e croccantini. È molto carino questo gioco, mi piace davvero. Che cos'è? Oops. I was going to do some gardening. Will you help me? Sure. What's guarda, guarda, guarda come chiude. Nothing you'd be interested in. Get dressed and meet me outside. And brush those teeth. La rubiamo la chiave? Certo che la rubiamo. Sono una bambina. Darn. Che cosa nasconde questa nonna? Preparati a dare una mano in giardino. Sì, io prima qua devo rubare. Entusiasmante. È già passata una settimana. Il tempo vola, ok. Io non so se voi siete, io ci andavo quando ero una bambina, diciamo stavo con la nonna ogni tanto, quando mi magari capitava una volta ogni tanto di andare in vacanza per conto loro, magari facevano i viaggi e io e mia sorella eravamo troppo piccoline. Ed effettivamente i primi 2 o 3 giorni non ti piace star con la nonna, cioè perché senti nostalgia di casa tua, ti mancano la mamma e il papà, è chiusa, ok, però tu devi prendere quella chiave. Però effettivamente dopo un po' che ci stai, poi quando ti vengono a riprendere non... È chiuso anche questo, è tutto chiuso, lì c'è il solito bagno. Non te ne vorresti più andare.
fa? Ah, si doveva lavare i denti, è vero, ha detto la nonna. Allora, ok? Come... Ok. Fatto, no? Bevi l'acqua. Ah, ok, muovo le due mani separatamente. Complicato. E deve prenderlo con la mano, ok. Bellissima. Quasi dimenticavo il cappello e la borsetta anche. Bellina. Sono pronta. Ah, infatti c'è anche la borsetta. La borsetta. My father and his mother became more distant. I didn't notice it back then. I felt that something was wrong, and they never spoke about it. Is that why I don't remember that summer? Dice che lei comunque si era già accorta che la sua nonna e il suo papà si stavano allontanando e non ne parlavano mai. Forse probabilmente per quello che lei non si ricorda questa vacanza, non lo so. Ma il figlio deve essere. Devono essere due tipi difficili, sia il figlio, la solita seduta al bagno ci vuole, sia il figlio che la nonna devono avere due caratteri un po' difficili. Probabilmente era il nonno quello che li teneva un po' calmi, ma penso di aver raccolto quello che potevo. O comunque io non sono una che impazzisce dietro agli achievement, dover per forza sbloccare tutto, per cui... Che strana famiglia, in foto sembrano tutti infastiditi. Se trovo tutti gli sticker e le parole bene, se no faremo le poesie con quello che abbiamo. Andiamo a controllare, quindi tutti i giorni, più volte al giorno. Non c'è più niente. In realtà non ho mai guardato se qua di fianco. No, non c'è niente qua in questa borsetta. Qua c'è qualcosa? Televisione. Ieri sera io e la nonna abbiamo guardato tanti video di musica rock. È stato sorprendente. Ok. Ma non vedo altre cose da ricordare. Cioè da raccogliere, ricordi da raccogliere. Magari questi libri? No, qua. È strano senza il nonno. Sì, forse è successo qualcosa col nonno. Papà era molto serio anche da giovane. Deve essere un po' un peso suo papà. Qua non c'è niente, qua non c'è niente. Cosa ci aveva detto la nonna di fare? Non mi ricordo più. Tipo, non te la fa la colazione. Il nonno cucinava molto, credo. Qua non bisogna niente. Forse ti ha detto di andare fuori. Qua niente. Frigorifero, niente. Mamma mia, quante belle cose. Io quel prosciutto lì, come me lo mangerei? Ho visto qualcosa che si illuminava. Ecco qua. Niente biscotti. Solo roba strana di cui non ho mai sentito parlare. Cose buone, cara bambina. E niente, esci e fai quello che devi fare. Ok, la nonna è lì. Andiamo.
Non ero convinta che volessi davvero aiutarmi. Ah, hai chiesto di aiutarla. Io non so nulla di giardinaggio. Allora inizieremo con qualcosa di facile. Perché non vai a prendere un trapiantatoio dalla grotta? Un trapiantatoio? Cos'è un trapiantatoio? Ah, tranquillo, è una sorta di paletta. Non puoi sbagliare, ok. Ok. Mi devo sempre girare per trovare... Vedi? Fammi capire una cosa. Ah, vedi, c'era il quadratino. Se ti avvicini abbastanza viene fuori il quadratino giallino. Non so se è riuscito a vederlo. Un adesivo con della terra, sembra. Allora, facciamo un girino prima per vedere se... Bellezza, vedi? Che qua c'è una parola. Bellezza. Bene. Qua c'è un altro adesivino. Cosa sono quelle cosine che sono secche fuori e dentro hanno una specie di fruttino arancione un po' aspro? Come si chiamano? Alchengi forse, qualcosa del genere. Gli strani rumori che sento di notte deve essere quest'albero. Paurosa. Paurosona. Sembra un bel posto per leggere tutti quei libri barbosi. In effetti, provo ad andare giù. Sì, in effetti sono aumentati i gatti. Ah, forse sono tutti i gatti che ha avuto per ogni gatto che poi... insomma. Ma salta? Per ogni gatto che poi moriva, probabilmente gli facevo una statua da mettere qua. Che bella! Che bella idea! Direi che il giretto qua l'abbiamo fatto. Possiamo andare a cercare questo tavolo. Continuano tutte le volte a... È così importante? Quando c'era il nonno ci mettevamo lì a fare i puzzle. Ok. Entra. C'è una cassetta che mi ha detto che sono i ricordi della nonna e del nonno. C'è il kayak ancora integro. Hai raccolto una nuova cassetta. Sentiamola. Nora ed Edward, il capostazione. So, ladies and gentlemen, the train will soon leave the platform. Honey, do you know where my... What are you doing? I'm recording a message for the train. That's a great idea. Mm-hmm. Why are you looking like I'm catching you cheating on me? I don't know. It felt silly to do it. Edouard, my love, everything we do is silly. You run a toy train, I sketch impossible buildings. Okay. It's called retirement. No, it's not exactly retirement, and you know it. To me it is. Finally spending time with my husband and my son. Ah, quindi gli piaceva stare con suo figlio. My fountain pen. The one in your front pocket? My front pocket. Oh. Yes, that one. Quindi lui giocava con i trenini, le disegnava. Bene. Però dice, questo vuol dire essere in pensione e lui dice, non è... Esattamente come essere in pensione. Quindi loro hanno smesso di lavorare prima del tempo perché non si sa. Ci sono altre cosine magari. Misterioso. Sulla bicicletta non c'è niente? Qua? Niente? Qua il trapiantatoio. La nonna aveva ragione, proprio una sorta di paletta. Ok. C'è la mia gattina che piange, che vuole entrare un secondo. Caspita, un kayak forte.
Mimi, hai trovato il trapiantatoio? Sì, arrivo. Ok. Chissà, boh, se si sono dovuti... Ma sono dovuti rimanere a casa col figlio perché aveva problemi comportamentali. Non lo so. Non riesco a capire. Misteri. Misteri di questa famiglia. Ci ho messo un po'. Va tutto bene? Hai un kayak? Sì, era di tuo papà, ma è rotto. Oh, oh no. Vorrei tanto andare in kayak. Per oggi concentriamoci sul giardinaggio, ok? Devi stirpare tutte le erbacce. Sì, sì. Ok. Estirpa le erbacce. Ok, quindi la devo prendere e poi fare così. Ok. Quindi papà aveva un kayak. Sì, tuo padre e tuo nonno andavano spesso in kayak all'epoca. Beh, a tuo padre non è mai piaciuto. Ok, ok. Come si è rotto? Si è schiantato contro delle rocce un giorno e il Dordogna era molto agitato. Schiantato, che forza! È tutta una forza per lei. Possiamo riparare il kayak? Devo pensarci un attimo. Ah, ma sì. Prendi. Credo di aver finito. Ora pensiamo qualcosa. Che dici? Davvero? Certo. Iniziamo scavando un buco con il trapiantatoio. Qua ci fanno anche lezioni di giardinaggio, eh. Prendi. Scava un buco. Ok. Va bene? Poi scegliamo una pianta. Quale preferisci? Timo, salvia o rosa? Il timo, che è un buon profumo. Il timo è ottimo per cucinare e per le tisane. Non ci si può sbagliare, non lo sapevo se facessero anche. Eh sì, no, è vero. Tieni, voglio il timo. Timo, la tisana con quest'erba è deliziosa, quindi vada per il timo. Rimuovo il vaso. Allora, tieni premuto e... Ok. Ora riempiamo il buco di terriccio e creiamo una montagnetta per mantenere la pianta stabile. Perfetto. Carina. Ben fatto, Mimi. Per crescere una pianta ha bisogno di sole, tempo e acqua. Beh, comunque immagino che per una bambina... loro dato che vivevano a Parigi in quell'epoca, che può stare in vacanza con la nonna in questo posto meraviglioso a fare anche queste robe di giardinaggio, deve essere una vacanza da sogno, cavoli. Acqua, esatto. Quando si pianta qualcosa bisogna annaffiarlo spesso. Faccio una previsione, non so come andrà a finire il gioco e che cosa succederà, ma io prevedo che alla fine la ragazza Mimi si trasferirà a vivere qua. Glielo auguro. Questo è come i cereali. Ok. Non va bene? Ok, devo rimettergli un po' d'acqua. E devo ribagnarla. Ok. Così. Oh, quanta acqua le devo dare? Ma perché non lo sto bagnando nel punto giusto? Ce la facciamo? Mm.
Non è che devo dare troppa acqua, è che sono io che non sto prendendo il posto giusto per... Qua c'è il circolino sotto. Ok. Vai. Non va bene? Ho un problema a bagnare le piante. Anche nella vita reale a me muoiono tutte le piante. Qua forse un po' più indietro devo... No, non capisco. Ok, così è piena. Lo prendo in mano. E dovrebbe andare bene. Oh, ok. Ho tenuto un nuovo adesivo. L'adesivo del timo. È stato durissimo. Immagina una bambina che le dici di innaffiare le cose e continua a sbagliare la mira. Beh, vabbè, problematica. Ottimo lavoro, stavo pensando, devo prendere un paio di cose dal mercato e lì potrebbero avere ciò che serve per riparare il kayak. Che ne dici? Sì, cioè è riparabile. Certo, servirà un tipo preciso di colla a tenuta d'acqua. Forse potremmo riparare i buchi con del legno. Possiamo farcela davvero? Sì, certo. Ah, vedi che nonna sprint. Evviva! Quindi, che stiamo aspettando? Guarda com'è contenta. Ok. Potrei fargli ancora qualcosa? Deve bagnarlo ogni giorno? Sembrano proprio buoni. Potremmo prepararle un'insalata. Vedi che cominciano a piacerti le cose naturali. Qua, scusa, stavo guardando queste... No, niente. Mi sembrava che avesse la grafica delle cose che si possono raccogliere, ma no. Qua la porta per entrare, niente. Andiamo a prendere le cose per sistemare. Dove è andata la nonna? Ho fatto una passeggiata. Al mercato con Nora. Ok. Papà, la casa, il mercato. Dov'è? Qua. Che strada? Allora, devo scendere lungo il fiume, penso. Ma a me verrebbe da andare di qua, eh. Ah, guarda. Qua può fare le foto, vero? Dove ci sono gli occhietti può fare le foto. Guarda che bello. Che meraviglia. Allora, facciamo un paio di foto. Voglio fare la foto al paesino là sullo sfondo. Così. Ok. Bella. Ok. Ne facciamo un'altra. Sì. Qua come viene? Bellino anche questa con recinto davanti. Direi. Se dopo fai fuori tutte le foto in un posto solo. Bello. Ma anche dall'altra parte c'è qualcosa di simile, quindi andiamo a vedere. No, di qua non ti fa andare più di così, niente, devi andare giù al fiume. Ah sì, vedi che ci sono i piedini che indicano dove andare. Nora spoke about her life, about her travels. There was always a part of her that belonged somewhere else. Era una che viaggiava. I liked her. I can say it now. Ah, ecco, vedi che ti piaceva.
so smart, so charming. And yes, sometimes her eyes look sad. Ti piaceva la nonna, ti piaceva. Sicuramente più del tuo papà. Ma guarda che bello. Hai sbloccato una nuova località, la cascata. Ma guarda che bello. Daddy used to say that I looked just like Nora when I was daydreaming. He hated that, of course. He disliked his mother and never explained why. Detestava la madre e quindi detestava tutto quello che nella figlia gli ricordava la madre. Non c'è niente di bello da raccogliere in questo bellissimo posto. Questo effetto qua di questi disegni 2D messi un po' con questo effetto che poi danno la tridimensionalità mi ricordano quei libri, quelli che si aprono, non so come si chiamano, quei libri che li apri e ti si forma tutta l'immagine tridimensionale, bellissimi. La cascata, ma guarda che bella. Non capisco dove devo andare. Ah, qua. E saltare sulle rocce. Ma la nonna salta sulle rocce tutti i giorni per andare al mercato. Che nonna sprint. Non c'è una strada un po' più normale. Ma guarda che bello. Ma tutte le immagini sono bellissime. Una più bella dell'altra. È bravissimo anche l'artista che ha fatto con... questi disegni. Guarda che bello il paesino che si vede in lontananza. Bello, bello, bello. Guarda che meraviglia. Il mercato, vai al mercato. Ok. Che meraviglia. Che bei colori anche. Guarda. Sbloccato una località nuova, mercato. Benvenuta al mercato, mia cara. Quanta gente, fra l'altro. E infatti, quanta gente, è folle. Te l'ho già detto, non si dice folle, ma sì, è affollato. Tieni, ho scritto cosa dobbiamo comprare. Vuoi occupartene tu? Io? La mamma non mi fa mai fare compere da sola, dice che è pericoloso. Mamma mia. Mi fido di te, hai 12 anni e sarò qui vicino. Vado solo a salutare qualche vecchio amico. Forte, tornerò fra pochissimo. Oh. Oh. Acquista le cose della lista. Devi comprare la baguette, la colla e il legno, il rabarbaro, i semi di pomodoro e il latte. Ok. Ma che bellina anche tutti questi cambi di visuale per capire, cioè per fare tutte queste diverse cosine. Non capisco. Ok, qui c'è qualcuno. Guardalo, guardalo. Mm-hmm.
Ah, guarda, guarda, posso raccogliere. Devo anche ricordarmi che io c'ho gli adesivi, le parole. Questo fromage local. Tra l'altro in Francia hanno dei formaggi che sono fantastici. Per i vini concordo, cioè preferisco quelli italiani, ma i formaggi... Abbiamo il parmigiano che, ok, è un altro pianeta e niente, non può essere neanche considerato un formaggio. Nel senso che è troppo buono, nessun formaggio può competere. Però per tutti gli altri formaggi, che buoni che sono i formaggi francesi. Del formaggio burro, ma niente latte. Ok. Salve, ancora del latte? Dovrei averne un po' qui. Oh, è sparito. Deve essere quel ragazzino. Quale ragazzino? C'è un ladruncolo qui in zona e continua a fischiettare. Sta facendo impazzire tutti. Che sia quello che hanno accusato poi da quando era più grande. No, quando era più piccolo. Lo sto dicendo, il nonno è già morto qua. No, non. Mi dispiace. Stavo pensando a quello dell'orologio. Quindi niente latte perché il ladruncolo l'ha preso. C'è altro da raccogliere? Direi di no. E quello è andato. Poi. Niente, continua la tua ricerca. Qua chi c'è? Allora, da questo potresti comprare la colla e il legno, per esempio. Sono quelle anatre. Ma sono statue, penso. O dovrebbero essere... anatre. Oh, qua c'è una cassetta. Ha raccolto una nuova cassetta. Ma c'è qua una cassetta dei nonni? Nora Edward, New York. Qua ci raccontano un po' cosa ci fa la cassetta dei nonni in piazza nel paese. Oh, you're in a jolly mood today. I've been remembering our trip to New York, the Empire State Building and all that. That was a nice break from here. Quindi viaggiavano molto. Si divertivano. Non la coppia che ha vissuto bene. I wish Fabrice could have come with us. He loves the States so much. Spending 2 weeks with his parents in a small hotel room in Brooklyn was probably not his Fabrice. Well, it saved us from a couple of arguments and what? No, nothing. I was just thinking that I missed him. Even if he does have your personality. Ah. Yes, he. Wait. What are you implying? Nothing. Come back here. Che carini che sono loro due. Ma dice che che le manca, quindi qua è quando già lui non probabilmente non si faceva più vedere, ma dice che ha la stessa personalità del... Mi manca, ma ha la tua stessa personalità del nonno, ma non mi sembra. Il nonno mi sembra molto... accondiscendente. Qua non c'è niente. No, qua dietro. No. Riuscirò a riuscire da qua. Forse. Forse, forse. Salve, ciao, commerciante di ferramenta. A me la nonna servirebbe della colla a tenuta d'acqua. E anche del legno, ripariamo un kayak. Oh, mi dispiace, cavolo, ma non ho niente. Arrivi troppo tardi, l'ultimo tubetto è stato sgraffignato poco fa. Ma scusa, ma sto bambino poi ruba tutte le cose che servono a lei. Sgraffignato. Sì, rubato, non ho dubbi che sia quel teppista. Alla tua età, una piccola peste. Se vuoi sapere la mia opinione. Oh, ok, grazie. Oh, santo cielo. Ma perché? Cioè, di tutte le cose che ci sono da rubare, proprio quelle che servono a lei. Che disdetta.
E niente, vai di qua. Vedo questo, se c'è andato non aveva il... No, gli ha rubato il latte. Qua c'è qualcuno. Speriamo che qualcuno ti venda qualcosa. Da questo dovrebbe comprare... vediamo, i semi di pomodoro. Il rabarbaro. E forse i semi di pomodoro. Stranezza. Ok, un'altra parola. E qua un adesivo di... verdurine varie. Qua più avanti non va. Qua ci sono delle baguette. Vedo una signora con delle baguette. Buongiorno, mi servirebbe del rabarbaro, ma non so bene come sia fatto. Sono qui a metterlo giù. È per una torta o per della marmellata? Non lo so, la nonna ha scritto solo rabarbaro. Allora prendi sia i rossi che i verdi. Non aspettare troppo tempo prima di mangiarli. Serve altro? No, è tutto. Buona giornata, signorina. Hai raccolto del rabarbaro. Allora, almeno il rabarbaro ci siamo riusciti, giusto? Qua forse non c'è più niente. Proviamo ad andare giù di qua. Ah, qua forse prendo i semi di pomodoro, penso, perché sembra una fiorista. Qua c'è un adesivo. Infatti, con dei tulipani. Hello. Buongiorno. Ciao tesoro, cosa posso fare per te? Mi servono dei semi di pomodoro. Sei la nipote di Nora, vero? Sì. Piacere incontrarti, credo che siano questi i semi che vuole. Grazie mille. Ok. Beh, comunque è difficile mandare una ragazzina a fare la spesa in un mercato così, insomma. Non è semplice. Cioè, non è come andare magari al supermercato che c'è tutto lì. Qua devi girare, sapere dove andare. E cosa manca? La baguette. Dove la compriamo la baguette? Tra l'altro che buone le baguette. Ecco qua, là, lì ci sono le baguette, le vedo. Qua ci sono gatti. Gatti. C'è una strada qua per la baguette o sarà giù la strada? Negozio di baguette, mamma mia, comprerei tutto. Buongiorno, posso comprare tutto? Hello. Salve, vorrei una baguette, per favore. Certo, ecco qua. Grazie. Sei così educata. Buona giornata. Okay. Buona. Hai raccolto una baguette. Niente latte né colla, Arg, meglio tornare da Nora. Bello. Scusate, ogni tanto mi perdo via a guardare, perché è proprio bello. Questi sembrano dei ragazzucci un po'. Di qua non si passa, folla. Ah, vedi che ho fatto bene a venire qua. E adesso ritrovare la nonna non sarà semplice. Ah, c'è il segnalino di dov'è. Molto bene. E qua. Qua? Ok. Hai preso tutto? No, veramente non ho preso niente. Quasi, non ho il latte. Possiamo prenderlo altrove. Nella colla o il legno. Oh, Mimi. Un ragazzino ha rubato tutto. Un ragazzino? Forse è ancora qui. Cosa sai sul nostro ladruncolo? Che fischietta, è l'unica cosa che so. D'accordo, troviamolo, che dici? Io? Sì. Devo scattargli una foto. Svelta, Mimi.
E dov'è? Qua. Qua. Dov'è? Ah, eccolo. No, sì, sì, l'ho preso. Preso, preso, preso. Ha perso la borsa, quindi troverai tutte le cose che ti servono. Everything he stole is in it. Funny. Now that I think about it, it's like she knew who the thief was. Sapeva chi era il ladro. I'm sure the sellers will be pleased. Good idea. Ah, che carina. Let's head home now. Quindi le restituite e poi le comprate. Helping other people, giving up my time for them. How come I'd forgotten all that? Ma che bello! L'idea di stare su quel sdraio con il freschino della sera. E quella? No, non può esserci. No, non può essere la stessa gatta. No, non può essere la stessa gatta. Cavolo, è successo 20 anni fa. Quella lì è già una gatta adulta. Quanto vive quella gatta lì? No, è impossibile. Non è una stella, guarda come si muove in fretta, è un satellite. Wow. E quella grande stella blu laggiù è Sirio, la stella più luminosa che possiamo vedere. Come te. Non sono una stella, quasi. Dimmi, che ne pensi di oggi? Come ti senti? Felice, entusiasta, alla grande, entusiasta. Oggi è stato così entusiasmante, è vero Mimi? Può schiacciare il suo diario sulle gambine, può scrivere. Kayak giardino. Giardino, mi è piaciuto il giardino. È stato bello fare giardinaggio con te. Il tuo aiuto è stato molto gradito, signorina. Ladro, mercato, commercianti. Cosa ti ha colpito di più? Il ladro? No, dai. Il mercato, i commercianti. Il mercato in generale. Il mercato era così colorato. È sempre così, pieno di vita, colori ed energia. Quindi la prima metà delle vacanze è finita. Doveva star lì 4 settimane. È passata una settimana. Sono certa che la seconda metà sarà ancora meglio. So che sarà così. Che succede, Mimi? C'è qualcosa che ti turba? No, no, è solo che stavo pensando al ladro. Mi chiedevo se fosse stato obbligato a rubare o se fosse un gioco. E beh, è un altro fantastico mistero per Mimi, la meravigliosa giornalista. Lei forse faceva la giornalista da grande? Non sono una giornalista. Quel raccoglitore ricorda un po' un giornale, no? Ok, forse hai ragione. Comunque è ora di preparare la mia pagina. Certo. Crea la tua pagina. Allora. Oh! Posso sceglierne solo uno, vero? Fromage local. Ok. Eh sì, posso metterne solo uno. Scriviamo la poesia. Allora. Stranezza. Sorrido a ciò che è strano. Un po' bizzarro, un po' strano. Strano quando questa strana estate. Sorrido a ciò che è strano. Ok. Giardino. No, folla, paralizzata dalla folla, poso gli occhi sulla folla, nego, poso gli occhi sulla folla, sì, mi piace. Entusiasmanti, gioisco di questi momenti, entusiasmanti, sì, sì, mi piace. Sorrido di ciò che è strano, poso gli occhi sulla folla, gioisco di questi momenti entusiasmanti. La, si può girare un po' anche questa, sì, e poi là ci mettiamo
la foto. Che foto mettiamo? Quella del ladruncolo? Ma sì. Aggiungi questa foto? Ops, così non leggo però, eh. No, non mi piace. Modifica. No! Questa. Ah, mi ha cancellato tutto. Sì. Allora mettiamo prima la foto, guarda. Ok. Così. Conferma. Bella. Vedi che ti ricordi. Capitolo 4, sul tetto del mondo. Quanti ricordi, quanti momenti. Immagino che il resto di questa avventura si svolga lassù in soffitta. Caspita, non mi sento molto bene, forse una tazza di tè potrebbe aiutarmi. Prepara il tè. E andiamo a preparare il tè allora. Sperando che non sia scaduto. Oh, santo cielo, chi è? Fabrice. Non puoi dire sul serio, Mimi. Devi trovare un lavoro, non pulire una casa maledetta. Maledetta, e come? Dimmi il perché. Non devo trovare un lavoro, ma recuperare la memoria. Ok, una casa maledetta, chissà cosa è successo. Qui dove coltivavamo l'orto prima del mercato, adesso ricordo. Adesso ricordo, dove Nora teneva i suoi attrezzi da giardino insieme, sì, ogni volta ti fanno fare tutto, cioè io faccio tutto il giro perché io e Nora ci sedevamo qui, sì, deve essere così. Maledetta, chissà cosa è successo. C'è da dire che la nonna all'inizio diceva ho capito perché tuo padre insomma ha deciso di non vedermi più, mi è dispiaciuto, ma ho capito perché l'ha fatto, per cui deve essere veramente successo qualcosa di grave grave. Ma no, qua niente, dai. Ha scritto ancora, mamma mia, è pesantissimo. La pulizia sarà il prossimo venerdì, discorso chiuso. Fastidio, fastidio, fastidio questo qua. Che poi lei non è una bambina, voglio dire. Ho solo un dubbio, non è che qua nell'angolino ci si può andare, no. Casa maledetta. Ancora. Ancora. Tua madre è preoccupata. Ecco, fa sentire i sensi di colpa. No, no. Terribile sto Fabrice. Può chiamare se vuole. Dubito che lo sia. Può chiamarmi se vuole. Ok. Sì, vediamo. Se è vero o se è solo un modo per farmi sentire in colpa. Perché il papà non vuole che io ricordo cosa è successo qua? Devo prepararmi un tè, forse qua. Dov'è? Clic, clic. Ok. Sono in campagna, possono avere una stanza così grande solo per conservare il cibo. Eh sì, perché è pieno di vasi, vasoni, vasetti. Però dov'è il tè? No, non in frigorifero, dai. No, infatti. Lì, qui? Ok. Qua c'è una lettera.
Pardon por la redacción. Cosa è successo davvero? Non l'ho letta, adesso la leggo. Cosa è successo davvero tra loro e Nora e me quell'estate? Cavoli, non l'ho letta. Ho sbagliato a premere il pulsante. Metti il bollitore nel lavandino. Ok. Qua sono le solite cose da versare, che ci metterò 20 anni a capire come si fa. E lo rimetti qua. Accendi. Grazie Nora per aver continuato a usare i bollitori vecchio stampo. Che cos'ha? È uguale a quello che ho io? Perché vecchio stampo? Come sono i bollitori nuovi? Ah, questo ho capito. Quello che avevamo trovato all'inizio era il filtro per il tè. Devo scegliere una tazza. Questa qua col cuore. È un tè. Tè bianco e rosa. Sembra che l'abbia preparato lei. Beh, voglio vedere anche gli altri cosa sono. Buccia d'arancia. E forse salvia. Oh, timo. Questo qua è il timo, dai. Che sono... Spero che non sia quello di 20 anni prima. Tieni. Togli il coperchio. Prendine... Ok. Metti il tè nell'infusore, ok. Molto bene. Anche Nora è da difficile, forse questo è il problema. Due personalità molto forti e poi c'è quel ladro. Cos'è successo? Cos'è successo davvero? E avessi letto la lettera, forse potrei risponderti. Oh mamma, questa roba diversa, adesso la verserò ovunque. Ah, ok. Ce la puoi fare. Dai, dai, dai. Ok, bravissima. Va bene, io l'avrei messo nel lavandino, però va bene. Il tè è troppo caldo adesso, lo berrò dopo. Ora diamo un'occhiata in soffitta. Ok, trovo un modo per entrare in soffitta. Voglio leggere la lettera. Ok. Pardon per la redazione, mia cara, carissima Nora. Grazie mille per la tua visita in Messico. Tu e il tuo sorriso ci mancate terribilmente, come già ti dissi. Ho preparato un piccolo pacco regalo con doni del mio paese che spero ti farà venire la voglia di tornare. Attenta con la cioccolata, è estremamente amara, bisogna farci l'abitudine. Prima del nostro incontro avevo dubbi riguardo il mio lavoro e l'agenzia, ma il tuo viaggio ha cambiato la nostra vita. Sappi che la nostra casa sarà per sempre aperta qua in Messico. Isadora e Matteo. Ma non diceva niente in realtà della vacanza. Ok. Allora, in soffitta. Una giungla qua. Non credo che sia possibile collegare un lettore DVD a questo marchingegno antiquato. Ok, ma perché ti serve il lettore DVD? Qua c'è qualcosa? No. Qua c'è sotto il divano. Non riesco a immaginarmi un'ora sdraiata qui addormentata. Allora, prima di andare nel solito bagno dove vado sempre, vediamo se troviamo un altro modo. Incubo! Dom. Ah, forse sì, è un suo collega, perché dice che l'agenzia ha licenziato un altro copywriter oggi, Todd l'inglese. Ok, quindi è un suo fidanzato o amico a questo punto. Mi piaceva. Che fortunato, è un po' studioso, mi piaceva. Ok. Agenzia. Ma guarda, c'è ancora la sulla chiave.
Nora era solita mettere qui la chiave. È strano come questa chiave sia ancora qui. E io sia cresciuta e questa casa non è cambiata quanto me, credo. Dai, brava. Ok, prendila. Quindi di qua si va in soffitta? Perché no? Ok. Hai aperto la porta della soffitta. Apri. Spero che il raccoglitore sia qui. Il raccoglitore o la scatola? Il raccoglitore o la scatola? Chissà cosa nasconde la nonna qua dentro. Ah, il trenino con cui giocava il nonno, si sentiva che registrava. Ma guarda. Non sapevo che i miei nonni fossero dei nerd. Sarà stata la parola giusta nel 1982. Guarda, tutto un che posto strano. Dischi. Là c'è un tavolino con una lente di ingrandimento. Sono stata io a disegnarla? Non ricordo. Avete una manovella. Però non funziona. Può fare altro. Guarda che bello. Con le cose appesi tipo mongolfiero, un po' quello che vedeva il primo giorno. Vabbè, l'unica cosa che vedo prendibile è questa qua. Un tastierino, forse apre qualcosa. Conoscendoli avranno inventato qualche sorta di gioco strano. Sarà meglio dare un'occhiata in giro, ci deve essere un codice o qualcosa di simile. Oh. Ciucciu. Qua sopra c'è scritto ciucciu. E metti il codice corretto, io come faccio a saperlo? Esci, vediamo se trovo un codice da qualche parte. Trovo un modo per far funzionare il treno. Dordogna, 11 agosto 1959. Nora, qui una settimana difficile. Che glielo scrivi a Edward? Qui una settimana difficile. Le ragazze a scuola sono agitate. Un mucchio di compiti da. Quindi lui faceva l'insegnante? Fabrice è scappato di nuovo. L'ho trovato alla stazione mentre aspettava il treno. Non sapeva dove andare di preciso, ma voleva sparire. Molto problematico quel bambino. Abbiamo parlato il più possibile. Sai quanto somiglia a me? Però anche lui dice che gli assomiglia. Ma lui è stato in silenzio e anche io. Abbiamo parlato molto? Il più possibile. Ma sono stati in silenzio, ok. Tornando a casa ci siamo fermati a mangiare un gelato in una spiaggetta vicino a Rock Gajak. Ti ho pensata. Se avessi trovato un modo per scavare sotto la sua scorza. Quindi sembra che sia la madre, ma che riesce a parlare col figlio, non ho capito. Sull'albero sopra le nostre teste c'era una foglia sospesa su una ragnatela. La foglia continuava ad arrotolarsi su se stessa senza voler toccare terra. L'ho fissato così a lungo che Fabrizio si è alzato, ha strappato la foglia e si è seduto a finire il gelato. Continua a raccontarci le tue avventure in Messico, sono emozionanti. Quindi le sta scrivendo intanto che lei va in vacanza. Sembrava anche una cosa di lavoro, perché quella diceva non ero sicura di venire a lavorare nell'agenzia. Non ero sicura dell'agenzia. Cosa lei fa? L'architetto, diceva che costruiva case. Ma non bella. Ok. Gente strana questi nonni. Cassette sembrano importanti. Forse mi daranno il codice. Gira il portacassette. Questa qua con i suoi i fiocchi di neve.
E sembrava quella che aveva trovato lei all'inizio nell'armadio, cioè sì, nel suo vecchio guardaroba. Allora, questo l'ho girato. Qua ci sono dei numeri. E sono chiaramente, vabbè, questa è la primavera, l'autunno, l'inverno. Questa è l'estate, ma non posso farci niente. Qua posso fare qualcosa. Dovrò metterla a posto. Estate. Poi dice estate, poi dice autunno. Poi sembra che ci sia l'inverno. E poi sembra che ci sia la primavera come ultima, giusto? Ah, potrebbe essere il codice che mi serve. Sì, proviamo. 7245, perfetto. Ah, mi ha fatto ritornare qua in automatico. De. Come si dice 4 in francese? Quatre. Eh? Sanco. Sanco. Sì, vediamo un po'. Tipi strani sti nonni. Cade giù. Ops. Ovviamente si è tirato sul ponte elevatoio. Questa roba antichissima mi ricorda qualcosa. Il registratore. Muovi il cursore, ruota. Ok. Ah, ok, devo infilargli. Allora, qua si infilano le cuffie e qua si infilerà il microfono. Ok, in effetti anche nelle cose per fare la pagina giornaliera c'erano anche delle cose che sembravano l'icona di qualcosa di registrato, sempre marca Pony. Ok, sentiamo un po'. Ricordi, ricordi. Russa. Ah, nonna, nonna, ti sei dimenticata la porta aperta, quindi lei era già entrata lì dentro. Yay, yay. Ovviamente. Sono come i gatti, i bambini, digli di non fare una cosa ed è la cosa che desidereranno di più fare nella vita. Era già così il posto. Ci credo che a una bambina piace. Wow, non sapevo che la nonna fosse così. Questo è. Nessuno mi crederà mai. Esplora la soffitta. C'è qualcosa da. No, 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 no. Non vedo niente. Qua c'è una cassetta. Ascoltiamola. Allora, Nora ed Edoardo, la remissione. Una malattia. It's recording. So, Edouard, tell us how you feel. Tired, but fantastic. Tired because I just spent the last 4 hours listening to the most boring doctor ever. Fantastic because she had some good news for us, for once. Full remission. Ok, Full l'ho remission. guarito. Full. Complete. Which means we can start planning Christmas so we can have Mimi with us. Ok. Oh, that would be wonderful. Can we stop the recorder? Why? Not feeling great. Can you stop the car, please? Sure, sure. Non si è sentito bene. I'm gonna.
puke. Oh, povero. Ah, che brutta cazzetta. I dottori gli hanno detto che era in remissione. Quindi erano contenti che potevano organizzare il Natale. Oddio, spero ci fosse anche la nonna che non abbia raccontato una bugia. No, dai, ci farebbe una roba del genere. Segreti. Cioè, io spero che il nonno non abbia mentito dicendo alla moglie che era guarito quando in realtà non lo era. Poi si sente male. Guarda, sembra un treno vero. No, è ancora meglio. Cos'è questa cosa? Un'altra cassetta. Qua c'è una qualcosa, un aggettivo da raccogliere. Un nuovo aggettivo. Ah, ok. Lo stesso registratore. Posso registrare i suoni, è così moderno. Forse potrei registrare il treno. Ok, quindi oltre a fare le foto potrò fare questa cosa. Ma guarda, si muovono i palloncini, guarda che bello. Allora, muoviti. Ok, col mouse. Dà proprio l'idea di una mansarda, di una soffitta con la luce. Che entra dalle finestre, è bellissimo. Punta. Acquisisci. Che bello, vorrei tanto tornare a casa in treno. Dovrei fare una foto da questo posto bellissimo. Di questo posto bellissimo, già che ci sono. Ok. Fotina. Quando è che ricompare il treno? Volevo farglielo lì. Così. Bellina, mi piace. Facciamo un'altra foto? Qua che passo davanti. Ok. Davanti alla libreria. Bene. Guarda com'è rapita. La nonna t'ha beccata. No, non sei arrabbiata? Oh, sorry. The door was open and... It's all right. This place is a very special place. Non posso spiegare. Your grandfather and I used it to express ourselves. Since he passed away, I've kept it to myself. Mm. It's a bit like a temple, if you know what I mean. It's not good to do that, I think. Places, objects, they should have many lives. Just like that tape recorder you found. I should have asked. Perhaps, but now it's yours. Would you like to come down and help me fix the kayak? Yes. Sistemano il kayak. Places, capito. Objects should have many lives. I posti e gli oggetti dovrebbero avere molte vite, vero? Non dovrebbero morire con quando muore la persona che li aveva. Sono contenta che la nonna non si è arrabbiata, dai. Ma allora era buona questa nonna. A breve kayakkerò. Kayakkerò. Esiste come parola? Non lo so. Pronta, Mimi? Credo di sì. Vieni qui e ripariamo il kayak. Ma era abile la nonna comunque, cioè. Una cassetta. La cassetta. Hai raccolto una nuova cassetta. Sì, voglio ascoltarla. Mimi, la reporter straordinaria. E vabbè, certo, perché adesso che lei ha trovato il registratore, può registrare anche lei, non solo i nonni. Mimi, extraordinary reporter. I am here in the cave. Che vocina. Question to my grandmother. Oh,
A reporter? What can I do for you? Grandma, what is a trowel? A trowel? A trowel is a small shovel. A hand shovel, if you want. Perfect! This one has a funny story, actually. Your grandfather bought it, and on the first day, he lost it. It stayed buried 6 months in the ground. So how did you find it? Well, I was preparing the vegetable patch with my trowel when I hit the other trowel he bought. Storielle di famiglia. Thank you, Grandma. It was Mimi, extraordinary reporter. È tutto da mini reporter straordinaria. Bello, 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 bello. Tenero. Splendente. Qua c'era, ho visto un quadratino. Esatto. Un adesivo. Un telescopio. Bene, nonnina, sistemiamo il kayak, se tu sei capace. Inizieremo con riparare questi buchi, non vogliamo che affoghi, ok, no. Ok. Fra l'altro è di un altro colore, poi loro la fanno rossa, vero? Usa la colla per riparare il legno. Ok, e devo metterci questo. No, no, non voglio questo. Darn, darn. Oh, darn. Ok, sì, però io qua vedo che non è attaccato bene, eh. Vedo che c'è dello spazio. Mi sa che affogherà. Ah, ma si fa così a ripararle, cioè metti un po' di colla sul bordo e via. Colla. Questo. Perfetto. Non mi sembra sicurissimo come rattoppo. Ok, convinta tu. Dove hai imparato tutte queste cose? La mamma non è brava con gli attrezzi. Mi divertono tutto qui. Cioè, qualcuno ti aveva insegnato a fare queste cose, no? Non mi piace dipendere da qualcuno. Così ho imparato. Ho fatto tutto da sola. Vorrei essere come te quando sarò più grande. E io spero che tu diventerai te stessa, tesoro. E ora la parte più importante. Pitturiamo questa bellezza. E certo, pitturare. Ma certo, è tuo, quindi dovrebbe avere dei colori, il tuo stile, insomma. Ok. Dipingiamolo. Come si fa velocemente? Bellina. Ti serve più vernice, tesoro. E le loro improntine. A volte vorrei poter semplicemente rincollare le relazioni rovinate. Come quella del nonno e di papà. Ah, quindi era il nonno che non andava d'accordo col papà. Ma non avevo capito niente. Beh, sì. Ma adesso è troppo tardi e non si può più rimediare. Pazienza. Pronto, portiamolo al fiume. Che bello, che bello. Sono emozionatissima. Dove andiamo? C'è una spiaggetta più giù. La vedrai. Che voglia di fare. Poi oggi fa caldo qua. Di fare quell'acqua lì. Da proprio l'idea di essere una cosa bella fresca. Una spiaggia. Mantieni la barca sempre stabile. Il Dordogne è un fiume molto calmo. Ma non si sa mai. Come faccio a salire sulla barchina? Ah, così. Ok. Ma che bello! Così.
Ma che meraviglia! Siete bravi però a ripararla. Ops. È bellissimo. L'effetto dell'acqua è stupendo. Ah, quella è la spiaggetta. Comunque vi ho detto che avevo cercato delle foto su internet di questa zona della Francia e niente, dalle foto è così, ha questi colori, deve essere un posto bellissimo. Ok. Guarda che brave. Il picnic, no, che meraviglia. Che bella vacanza, bambina. Le previsioni 36 gradi. Ah, this feels good. Oh, sì. That's right. This feels good. Bello, bello, bello. Avevi ragione nonna, schiacciare un pisolino fa bene. Sì, però così sotto il sole magari vi cuoce, mettetevi un po' con la testa all'ombra. Schiacciare un pisolino è rivitalizzante. Ma ho voglia di esplorare, è ora di alzarsi. Ok. Alza la gamba sinistra. Così. Ok. Alzati. Proprio dovuta tirar su di peso. Hai sbloccato una località nuova. Cos'è che era? Area del picnic? Che bel posto. Mi è volata via la tovaglia. Oh no. Dobbiamo raccogliere tutto. Mimi, mi aiuti? Certo. Raccogli la cesta che è volata via. Qua avevo visto un quadratino. Infatti. Voglio vedere sulla mappa dov'è. È qua il posto del picnic. Molto bene. Abbiamo sbloccato quasi tutti i posti oramai. Manca questo che sembrano delle rovine come. E questa è una grotta. Sembrerebbe così vederle così da questo disegno molto stilizzato. Che bello. Vieni qui, controlliamo se c'è tutto. Mi mancano alcune posate. Forse sono cadute in acqua? Potresti andare a controllare? L'acqua è troppo fredda per le mie vecchie ossa, tesoro. Cavoli, però 36 gradi. Pensa che bello farsi un bagnetto in quell'acquetta fresca. Come al solito. Ok, ci vado io. Ah, si deve cambiare di vestito, giusto? Si metterà il costumino. Devo trovare due forchette, due cucchiai e un coltello. Ok. L'acqua è così bella. Non sa cosa si perde. Ci sono anche i pescetti che sguazzano. Figlia. Allora, il solito gioco di prendere le cose con le mani. Io tornerei su in te. Ok. Penso di aver trovato le nostre cose. Molto bene. Ma bisogna andare dove saltano i pesciolini.
Prendi la monetina. Non riesci. No, no, non annegare. Non annegare. Ops. No. E. Ah, ok. Ce l'hai fatta? Sì, solo un minuto. Non riesco a prendere la monetina. Ah, ok. Bello anche l'effetto dell'acqua. L'effetto sott'acqua. Ce l'hai fatta? Sì, solo un minuto. No, ma ce l'ha fatta. Cosa mi manca? Una forchetta e un coltello. Posso rimanere qua tutto il giorno a nuotare in quest'acqua? Bella. Saranno qua le altre cose? No, sono volate possibili. No, saranno tutte volate nello stesso punto. No, sono volate un po' qua, un po' là. Ok. Con questa. Ok, hai preso tutto. Brava. Hai preso tutto? Certo. Anzi, ho detto credo di sì. Ancora un momentino nell'acqua, voglio solo fare una nuotatina. Vedere, magari c'è qualche adesivo? Qualche frase? È una scusa, in realtà mi piace star qua a nuotare. Oltre qua può andare, sì? Mi sembra di aver trovato niente di particolare, per cui ritorna, esci dall'acqua. Forza, andiamo a casa, prepara il kayak. Ah, il bambino. Con un orologio. E sì, era il bambino dell'orologio. I think I saw something in the forest. Can I go and have a look? It was probably just a cat, but un gatto. No problem. Have a good time. Thank you. Era il bambino del furto dell'orologio. Esplora la zona del fiume. Dai, cambiati di abito per non andare in giro in costume da bagno. Ok. Esplora, esplora. Allora forse per quello che l'avevano incolpato di aver rubato l'orologio al nonno, perché forse era un bambino che rubacchiava. Arrampicati sull'edera. Ok? Ok. C'è scritto Regina. Regina. Ok, qua. Sì, un po' pericolosini come posti, nel senso. Oh, io voglio guardare giù da qua. Corri Mimi. Che cos'è? Uccello. Che bello questo effetto di salire sulla montagna, come proprio, l'ho già detto, c'è proprio l'idea di essere lì. Pace. Vai su.
Ops. Ah, si può arrampicare. Ehi. Che si fa tutto da sola, basta che premo, non è che devo prendere le misure. Divertente, sì, ma pericolosissimo mi sembra. Forse la mamma aveva ragione ad essere un po' preoccupata a lasciartela solo con la nonna. Riesci a prenderla? Sì. Ah, guarda, si vede giù la nonna. Che bello. Ma che bello. Oh, mamma. Ero troppo abituata che facesse tutto da sola. Non mi aspettavo di dover avere una reazione. Ok, adesso c'è la liana. Hop. Fantastico. In effetti è fantastico davvero. Si vede giù qualcosa? No. Sempre più in alto. Arrampicati. Ok. Quasi arrivata. In cima. Ma infatti si intitolava così, vero, la, il capitolo, tipo là in alto, là in cima. Bello. Wow. Wow. È bellissimo, veramente. This is my patch. No one's allowed. You're the thief from the market. I'm not a thief. Never see that word again. I'm just borrowing. Borrowing? That's not... They'll get their things back and more as soon as I find the Culobre's treasure. The Culobre? A giant dragon. That sleeps at the bottom of the Dordogne, guarding a big treasure. Enough to pay back the people from the market? Enough so everyone will like me. He'll see. Do you need help? To find the treasure, I mean? Help? Che bello, una vacanza con lo scopo di trovare un tesoro. I'm an explorer. Don't make me laugh. If I wasn't an explorer, I wouldn't have climbed up here by myself. Giusto. Fine. Fine. Well, maybe I should test you. Test? There's a puzzle in here. Solve it. And I'll decide if I can... No, non ha l'orologio qua. But first, catch! Ma... Don't worry, I'm fine. What is wrong with you? He's gone. Se n'è andato. Let's meet in my secret lair tomorrow. If you solve my puzzle. Ci vediamo nel mio covo. Mi serve quella borsa presto. Ah, sì, hai fatto bene anche il fatto che non ti fanno rifare tutta la discesa. Ma aspetta un secondo. Ci vado quassù, perché anche qua mi dà... Vedi, secondo me che da qua si tuffa.
dicevo che Tufo il fatto che ti riportino giù in automatico, perché sì, quella salita è bella da fare una volta, però ecco. Opp. Allora, dove sarà finito? Ho visto degli sbrilluccichi qua. Ah no, era il solito pescetto. Sì, ma era qua, infatti. Ok, li ha preso. Perfetto. Perché non torni in spiaggia e non ti vesti? Va bene, nonnina, va bene. È stato bello tuffarsi. Quindi questo qua che sta rubando queste cose, perché mi sembrava di avergli visto un orologio al polso, però probabilmente mi sono sbagliata. Nella prima immagine, quella che si è vista di sfuggita nel bosco. Sta cercando il tesoro di un drago, così tutti gli vorranno bene. Stiamo andando via? Sì, è ora di andare verso casa. Tu cosa hai combinato? Esplorato. Ladro. Arrampicato, io direi esplorato. Ho esplorato tutta la montagna, ogni roccia, ogni cespuglio. Oh, splendido. Allora, come hai trovato questo posto? Davvero carino, vero? Pericolo, bellezza, selvaggio. Allora, io direi pericolo, però lei secondo me ci ha visto la bellezza. È bellissimo qui. Sono felice che ti piaccia questo posto. Io non me ne andrei mai, proprio mai. Sai, ero solita venire qui con tuo nonno e con tuo papà. Divertimento mi manca. Costretto. Costretto mi manca. Divertimento. Lui si divertiva? Eravamo... Era difficile parlare con lui, sai? Lo so. Ok. Tuo padre è... Sai cosa? Godiamoci questo momento insieme e basta. Ok? Andiamo a casa, che ne dici? Sì, sono stanca anch'io. Ottimo. E adesso si ritorna a casa. Bella, bella questa giornata. Ah, ma dà proprio l'idea della vacanza, cavoli. Ti fa proprio sentire in vacanza questo gioco. Non vedo. L'unica cosa che mi lascia un po' perplessa è che dalla casa della nonna al paese loro debbano fare tutta quella strada nel bosco. Ma forse perché non ci passano le macchine. Ci sarà una strada normale, dai. Ok, eccoci tornati. Ho dimenticato di comprare le uova per la cena di stasera. Vado a chiedere alla vicina, torno subito. Tu che fai nel frattempo? Voglio lavorare al mio raccoglitore. Davvero un'ottima idea, tesoro. Bene. Adesso che sono sola... Vediamo cosa vuole da me quello sporco ladro. E va bene. Qual è questo rompicapo che vuoi che risolva? Apri la borsa. Tiriamo fuori tutto. Le istruzioni. Ok. Adesivi. E questo? Forse per questa mappa. Cos'è la mappa della città, cioè del luogo? Allora,
Leggiamo questa nota. Primo passaggio, metti gli adesivi nel posto giusto. Ok, quindi che cosa ci sono? Qua ci sono i palloni che secondo me vanno qua. Sarà giusto? Boo. Qua c'è il paesino, quindi il mercato. Questo è giusto, questo è sbagliato. Perché non mi ha detto ok. Questo li mettiamo qua. Ok. Qua c'è la nonna, sembra. Ok. Una barca la mettiamo qua sul fiume. Che posti mi rimangono? Allora, qui... Cos'è, una fabbrica? Cosa ci rimangono? Dei sassi, che li metterei qua. E il bambino lo metterei qua, che in questo posto brutto lui ce la faccia arrabbiare. Fatto. Poi, secondo passaggio. Collega alcuni adesivi e rivela il mio covo nel punto in cui le linee si intersecano. Prime linee, i sassi non volano. Ok. Seconda linea. Attraversa il ponte troverai casa mia. Attraversa il ponte troverai casa mia. E questa con questa. Ti ho trovato, ladro. Molto bene. Cerchi il punto in cui le due linee si intersecano. Qua. Qui, il covo del ladro è qui. Facile, anche un bambino l'avrebbe risolto. Ok. Ora devo dire al ladro che ho risolto il suo rompicapo. Dovrei salire in cima a quell'albero e chiamarlo. Arrampicati sull'albero per informare il ladro. Che albero? Ah, qua. Ciao. Devo tirare così. Yuhu. Credo di averti trovato. Non è possibile. Esplora. Cosa c'è scritto? Esploratrice. Ti ho detto che sono un'esploratrice? Beh, ben fatto. Domani. Ci vediamo domani, parleremo del colubro. Super. Forte. Ehi. Forte. Ci vediamo domani. Gli devo tirare in faccia la cosa. Ok. Ah, che bello. È proprio lì davanti a casa sua. Bene, ora so dove andare domani. Ora dovrò riscendere. Sarà meglio nascondere qui la mappa. E poi potrò. E poi potrò Sarà meglio nascondere qui la mappa e poi potrò lavorare alla pagina del raccoglitore. Molto bene. Crea la tua pagina. Allora, ho perso un adesivo. Ah, mettiamo sicuramente il picnic. Crea una nuova pagina. Sì. Conferma. La mettiamo così. Poi, anche i suoni posso mettere, c'è solo il trenino, va bene. Aggiungere questo suono, sì. Mettilo qua. Ok. Poi, mettiamo questo qua. Mi piace di più questa, aggiungere questa foto, sì. E la mettiamo, no, un po' più inclinata di qua. Ok. Poi scriviamo una poesia.
Ma guarda, ho perso solo una parola. Esplorato. Esploro, mi avventuro, esploro i segreti. I segreti del fiume, esplorazione solitaria. Esploro, mi avventuro. Fantastico. Una vita fantastica su un mondo. Io fantastico, fantastico. Non credo ai miei occhi. Sì. Altezza, esploratrice, divertimento. Ah, papà piaceva qualcosa, papà piaceva questo posto, ah, papà piacevano i picnic, strano, no, non mi piace questa frase. Domani, domani è un altro giorno, non vedo l'ora che arrivi domani. Esploro la mia avventura, fantastico, non credo ai miei occhi, non vedo l'ora che arrivi domani, no, non ha senso. Regina, ma perché siamo... Le regine della Dordogna, vorrei essere una regina incoronata, esploro il mio regno. Incoronata, esploro il mio regno. Cosa puoi dire? Ti convince? Sì, mi convince. È così, dai. È un po' tutto storto, però va bene. Conferma. Bello, bello. Mimi, la cena è pronta? Arrivo? Che giornata, wow! Bello! Come hai fatto a dimenticarti questa vacanza? Capitolo 5, le grotte. Allora, io direi che possiamo salutarci qua, riprendiamo presto con altri due capitoli e poi ci sarà l'ultima puntata, penso. Sono sicura che Nora l'ha lasciato dove era. Va bene, lo vediamo la prossima volta. Ciao a tutti, grazie!